Dopo la brutta figura del calcio italiano per l'uscita di scena dai mondiali che si disputeranno a fine anno in Qatar, la Serie A prova a rinnovarsi. Il Consiglio federale che si è tenuto nelle scorse ore ha ufficializzato una serie di novità regolamentari. Sono state innanzitutto approvate le modifiche richieste per rendere definitiva la regola delle 5 sostituzioni, con la sesta aggiuntiva nelle gare che prevedono i tempi supplementari. Non solo, è stata ufficializzata l'introduzione della gara di spareggio per l'assegnazione dello scudetto con i tiri di rigore senza tempi supplementari in caso di parità in 90 minuti. Nel caso si verificasse la situazione di pari punti in classifica tra due squadre al termine del campionato di Serie A. Qualora le squadre fossero tre, una classifica avulsa determinerebbe le due formazioni che avrebbero diritto di giocarsi lo spareggio. Addio, almeno per il momento, alla regola dello scontro diretto per cucirsi lo scudetto sulla maglia. Si torna dunque al passato, ma ad essere sinceri non capita spesso che si decreti la regina di Serie A attraverso una finalissima. L'unica volta, infatti, in cui il titolo di campione d'Italia fu assegnato tramite spareggio risale al 1964. In quella stagione a giocarsi lo scudetto furono Bologna e Inter con i felsinei che si imposero sulla squadra di Herrera con il punteggio di 2-0. Nella stagione appena trascorsa, il testa a testa tra Milan ed Inter avrebbe potuto decretare un ex aequo, ma ripetiamo, di solito la squadra mazza campionato ha un vantaggio considerevole rispetto all'inseguitrice, almeno in Italia. Speriamo dunque che il rinnovamento del calcio italiano preveda altre novità regolamentari, perché la ferita di due mondiali saltati è ancora aperta.